Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi su Vintage Story vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, l'ultima volta è andato, ho dormito, c'è stata una bella nottata, ho dormito e siamo pronti per vedere. Oh, abbiamo l'annaffiatoio, finalmente, la nostra cottura a fuoco. Questo... Perché mi sono bruciato? Mi sono bruciato. Questo, il fuoco si espande dappertutto. Finalmente abbiamo l'annaffiatoio. Lì c'è una frattura, ok, quindi possiamo innaffiare le nostre colture che le avevamo messe. Oh no, no, un lupo no! Sta cosa è brutta che ci sono i lupi, eh. Non va bene, non va bene. Scappiamo via dal lupo perché c'è magna. Allora, fammi vedere. Ci abbiamo. Accetta, accetta, accetta. Ossa, pelli. Siamo pieni zeppi di roba. Allora, vediamo cosa possiamo mettere da qualche parte qualcosa. Terra. Questa cos'è? Terra. Media fertilità. Sentili lupi come suonano. Pietra, ce l'abbiamo, selce. Ok, facciamoci delle lance. Lama coltello. Lancia. Ok. Usando la tecnica della scheggiatura, ci facciamo delle lance. Ok. Magari due. Ne farei anche qualcuno in più, però. Siamo striminziti, veramente a corto di spazio nell'inventario. Ok. Prendiamo questi. Rametti ce l'abbiamo? Mancano i rametti. Io sapevo che ce l'avevo dei rametti, no? No, no. Eccoli qua. Allora, rametti. Uno. Va bene. E due. Vediamo se riusciamo a far fuori senza morire. Questo grano ce lo mangiamo. Ok. Vediamo se riusciamo a far fuori senza morire. Quel lupo lì. Allora, vediamo un attimo. Dov'è? Eccolo lì. Allora. Vieni qua. Ah, mannaggia, l'ho mancato. Ora lui scappa e si va a curare. E noi lo seguiamo. Vediamo se... Fermati. Fermati. Mo scappi, vero? Andiamo a questa distanza. Madonna mia. Ma quanta strada sta facendo? Va, va, va. Se mi fa cadere in qualche buco, lo so. Dove è finito? Dove è finito? Guardalo, guardalo. In mare se n'è andato. E mo nell'acqua sarai lento, io ti ammazzo. Eccoti qua. Oh. Raccogliamo, vediamo cosa ci dà. Quanta roba. Leviamo le ossa. Ok. E ritorniamo a casino. Ci ha dato della buona carne, della selvaggina cruda, che possiamo cuocere. Oh, stagno. Torniamo a casa. Addirittura l'orso. No, l'orso è troppo grosso. L'orso no, l'orso no! L'orso si sta popolando di animali selvaggi. Allora, questi sono buoni perché poi ce li portiamo e ci danno. Là c'è la nostra casa. Ci potranno dare il latte dopo le capre. Per adesso cerchiamo di tornarcene a casina. Mettiamo sul fuoco questa cosa qua, la cuociamo nel focolare.
Le nostre zucche? Nostre zucche. Umidità 95, 95. Facciamo così. Raccogliamo un po' di acqua. E dovrebbero essere a posto le nostre zucche perché ha piovuto, è piovuto, quindi. Al 100%. Sì, ok. Raccogliamo di nuovo l'acqua con l'annaffiatoio. È un altro lupo? No, è un altro lupo. No, è un orso. È un grizzly grigio. No, vabbè, ma allora, cioè, dove cavolo sono spawnato? Allora, vediamo un attimo. Qua, ce l'abbiamo della legna? Sì. Ma non ci abbiamo spazio. Questa cos'è? Legna d'ardere. No, ce l'abbiamo. Ok. Qua, legna d'ardere. Poi, devo fare un po' di devo sistemare un po' l'inventario. Allora, questo qui lo schiaffiamo insieme al grasso. Le ossa le mettiamo qua. La scaletta la mettiamo qua. Fungo, pelle. Pelle. La pelle la mettiamo qua. Senti come ululano. C'è di tutto praticamente. Ok, questa qua l'accendiamo. Ok, si è accesa. E qua dentro ci mettiamo questo. Le torce le mettiamo qua. Questa la togliamo. Questa pure. Questa pure. Questo perché le torce dopo un po' non funzioneranno più. Facendo così invece si rigenera il tempo. Adesso vediamo un po' cosa abbiamo qua fuori, eh. Questo cancelletto devo metterlo qua. Qua davanti. Allora, fammi vedere un attimo. Perché. Guardalo. Questo non va bene, lo togliamo. Ok. Ce l'abbiamo proprio vicino casa. Siamo messi male. Se non se ne va, siamo messi veramente male. Perché di questo ci uccide. Questo ci attacca. Ok, bello però. Ma forse è buono, sai? No, secondo me ci ammazza. Devo andare a innaffiare le cose, voglio andare a coltivare. E lui è proprio lì. Beh, sì, questo ci fa male. Ci proviamo. È proprio sulla nostra piantagione, cioè. Vediamo se. Lo so che mi fa male, però sembra buono, eh. Magari il grigio non ci fa male. Ok. Io lo vedo correre. No, eccolo qua, sta arrivando. Oddio, 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 oddio. Scappa, scappa, scappa. Via. Cioè, tra lupi e orsi siamo veramente messi male. Questo è 100%, 100%. Fammi annaffiare. Stai fermo lì. Il problema è che l'orso mangia anche gli altri animali. Così le nostre colture sono belle annaffiate. Ok. Perfetto. Qua sotto adesso i conigli. Il problema è che c'è l'orso. Magari i conigli non spawnano perché c'è l'orso. Non sembra essere incavolato con me. Boh, magari se ne va. Che ne sai? Ah, ecco, guarda la volpe, guardala, guardala, vedi?
Ok. Signori, altra carne, altra pelle. Via questo, prendiamoci questo. Ok. Quando sarà cotto il crogiolo, fino a me, qua dobbiamo fare un cancelletto, una staccionata come questa. Allora, fammi vedere dove abbiamo messo le pelli, qui. E le ossa sono qua, quindi le spostiamo, pelli e ossa. Carbone nero, pezzo di quarzo. E direi di metterci l'osso qua. Questo è, si è spento. Però ha cotto. Aspetta, mettiamoci un po' di legna. Ci prendiamo questa carne. Perché ha... Uno e due. Oh là là. E questo qui, io direi... Qua ci abbiamo una bella acqua. Lo prendiamo. E lo piazziamo. Qua. E ce l'abbiamo a portata di mano. Fammi vedere un'occhiata. Questa sel ce la rimuoviamo. Ok. Dobbiamo incominciare a fare un bel piccone. Per fare il piccone abbiamo bisogno del crogiolo. Allora, facciamo subito questa... Il cancelletto grezzo di betulla. Di H. Cancelletto grezzo di betulla. Questo è il cancelletto di legno. Grezzo, eccolo qua. Allora, con l'ascia, 4 cubi e il coso. Ce l'abbiamo noi la legna? Terra a media fertilità, ne abbiamo un sacco. Questa cos'è? Media fertilità, terra a media fertilità. Ok, ce l'abbiamo, tronco di pino. E ci servono anche i rametti. Questo è il mattone di torba. I rametti sono... Dobbiamo sistemare l'inventario subito. Che non si capisce più niente. Dove sono i rametti? Ah, ce l'ho qua. Vabbè, allora facciamo così. 1, 2, 3, 4. Cancelletto. E io direi di metterlo proprio qua sopra. Così. Ok. E accanto ci mettiamo la staccionata. H. Staccionata grezza. Perché quella là non la possiamo fare. Due rametti e due cosi. Ok. Allora. 1, 2. E due rametti? Non mi ricordo se era così. Sì. Staccionata grezza ce ne dà 8. Perfetto. Quindi mettiamo uno qua. E uno qua, uno qua e uno qua. Ci siamo fatti la porta, quasi quasi. Prendiamo una cosa un po' più carina. Potremmo metterlo qua sopra, però... Facciamo una cosa così. Dai. Signori, abbiamo qualcosa di più sicuro adesso. Allora... Togliamo sta terra. Ok. Ah no, così raccogliamo il cespugli. Aspetta. Facciamo così. No. Tac. E tac. No, aspetta. Questa è... Sono i mirtilli. Che li avevo messi qua. Quindi facciamo così. Questi qua è il nostro vino. Mettiamolo qua. Quattro. Cinque. Oh, ha finito.
La nostra cottura a fossa ha finito, però se qua facciamo le cotture a fossa, queste non vanno bene qua. Quindi direi di spostarli esattamente 2 e 3. 1. Togliamo questo e mettiamolo qua. Perfetto. Prendiamo anche questo, scusate l'avanti e indietro, ma dobbiamo sistemarci un po' casa. Allora, dovremmo aver cucinato il crogiolo. Questa torba la utilizziamo adesso per cuocere. Iniziamo a cuocere qualcosa. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo la pentola, il piatto e un barattolo. Eh sì. Allora, abbiamo la pentola, la ciotola e il barattolo. Ok, facciamo così. Li posizioniamo per adesso qua. Non ce lo fa posizionare il barattolo. Ecco qua. Dobbiamo fare il crogiolo. Non abbiamo fatto il crogiolo. Dov'è l'argilla? Dove abbiamo l'argilla? Argilla refrattaria. Argilla normale non c'è. Questo lo mettiamo qua, non ci serve più. Ha cotto la carne, perfetto. E dove sta l'argilla? Non abbiamo più l'argilla. Ma veramente? Questo ci servirà. Mi sa proprio di sì. Dobbiamo andare a prendere un po' di argilla. Non voglio usare l'argilla refrattaria. Quella è buona per i mattoni. Quindi andiamo a ricerca di argilla. Jump, jump. Questa cos'è? Argilla refrattaria. Questa dovrebbe essere argilla normale invece. Ok, via. Uno. Dovrebbe essere giusto. Ah, ma ce l'avevamo già l'argilla blu. Ok, prendiamo un'altra e facciamo una stacca 64. Era qua. Non l'avevo vista. Ok, perfetto. Torniamo. E ci facciamo il tutto per poter iniziare a lavorare il rame. Dato che abbiamo i minerali, qua ci chiudiamo perché non si sa mai. Allora, l'argilla refrattaria la andiamo a posizionare nella sua cesta. Non mi ricorderò mai dove ho messo le cose. C'è la pioggia? Sta piovendo? Ok, allora faccio... Perché già sto morendo di fame io? Vai, mangia. Allora, si sta piovendo. Iniziamo. Allora, il crogiolo dov'è? Vaso di fiori, cuore di panna, burattino, brocca, urna. Non lo trovo. Allora, ciotola, ciotola, fioriera, pentola, pentola, barattolo, stampo crudo, lingotto, vaso di fiori, vaso di fiori, crogiolo. 4. No, uno me ne serve. Uno. Allora, iniziamo. Togliamo queste, che in più. Facciamolo con l'alt così non si muove la camera. E iniziamo a mettere questi. In teoria possiamo copiare, perché è tutto uguale se non mi ricordo male. No, qui è diverso. Ok. Anzi, facciamo così. Dai, su.
Ok. Ah, questo non lo vuole. Ok, perfetto, ce l'abbiamo. Questo lo mettiamo qua. E poi ci serve. Allora, stampo per maglio, stampo per lingotto. Ne facciamo due. No, è il vento. Non è la pioggia. Pensavo fosse... No, ma sta piovendo, vedo le gocce. Dai, dai, che arriviamo a fare l'era del rame. Ci facciamo un bel piccone e possiamo andare a fare un po' di roba. Perché con il rame ci possiamo creare un sacco di robe, anche una spada, attrezzi migliori, soprattutto una sega che ci permette di lavorare il legno e fare le tavole. Perfetto, ce le abbiamo. Possiamo metterli qua? No. Ok, vabbè. Uno e due. A questo punto, se non mi ricordo male, ne possiamo creare altri due. Ok. Siamo ancora dei primitivi praticamente. Là là, 1 e 2. Uno e due. Intanto ci siamo chiusi e recintati per benvenino. Allora. E due. In teoria io mi ricordo che non si possono. Va bene. Va bene, allora iniziamo. Il problema è che sta piovendo, non possiamo prenderlo. Possiamo dargli fuoco, se non mi ricordo male, perché quando piove. Ma basta così? Vabbè. Qui abbiamo solo il crogiolo e ci possiamo mettere solo il crogiolo, perché altro non abbiamo da fare. Ok, quindi abbiamo questa bellissima terra che useremo per fare un riparo al volo, un tetto, così non si bagna. Me ne serve un altro che facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto. Qui ci andiamo a mettere... diciamo così. Diamo già fuoco a questi, così iniziano a fare il suo dovere. Allora? Manca qualcosa. Qualcosa che mi dimentico? Cottura fossa. Posiziona uno per uno per cubo. Ok. Erba secca, basta legna da ardere. Bravo, 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 la legna. Dicevo io. Ma posso mettergli la torba? Se non sbaglio pure la torba funziona, no? Visto che qua ce n'abbiamo un bel po'. Funziona? Sì. 4 2. Qua abbiamo della bella torba. E utilizziamo la torba. Quindi prendiamo a fuoco.
Accendiamo. Uno. Due. E tre. Nel quarto, sempre con l'uso dell'argilla, ci andiamo a creare un'incudine. Questo ci serve per forza se vogliamo incominciare a fare, a lavorare i minerali, e richiede un sacco di argilla, tra l'altro. Comunque la vita scende vorticosamente. Allora, c'è la vita, la salute, c'è il cibo. Mi avete capito, va? Allora, uno e due. Questo lo copiamo. Forse possiamo copiare anche l'altro, no? Questo lo mettiamo qua e poi questo lo possiamo copiare. Poi possiamo copiare un po' di volte. Anche questo ce lo copiamo. Lo chiudiamo così, questo ce lo mettiamo qua così, facciamo così. Tac. Uno e due. Andiamo con questo. Io ho sbagliato. E andiamo a rimuovere quei due pezzettini lì. Uno, due, tre. Allora, adesso ce lo dobbiamo fare a manella. Questo mi faccio sentire un po' di rumore di pioggia. E ce l'abbiamo. Eccolo qua. Lo andiamo a posizionare qua. Occupa tutto, quindi non possiamo fare altro che fare così. Ci prendiamo la nostra bella torba che abbiamo qua, uno e due. E fuocherello. Questo punto stavo pensando di fare anche degli stampi. Se io metto questo qua, lo facciamo diventare ancora una volta. Ci prendiamo un po' di erba secca. Questo ci serve come il pane, e con l'ausilio dell'argilla ci andiamo a fare lama, ascia, zappa. Ci serve il martello, per poter lavorare lingotti nell'incudine. Scusa. E poi ci serve anche la picozza, il piccone, eccolo qua, per poter picconare. Oh, ho finito l'argilla. Andiamo a prendere subito un po' di argilla. Ne
Sperando che non ci siano lupi o cose o orsi strani o altri animali selvatici. Era qua. Sì. Era questa, no? Sì. Argilla blu. Sento troppi lupi comunque. Si sta infettando abbastanza in fretta questa zona. Prima non c'era niente, ero solo, adesso ci sono un sacco di animali. Un sacco di lupi, orsi. Ci manca solo che arrivano i drifter e siamo a posto. Questi altri due me li prendo così svuotiamo la situazione. Ne abbiamo una stacca da 64, siamo a posto. Bagnettino. No, così ci chiudiamo e continuiamo l'opera. Allora, F. Quello singolo, finiamo i voxel 1, 2, 1, 2, questo qua, questo e l'ultimo voxel. Ottimo! Allora, prendiamo questo, lo mettiamo qua. A sto punto, sai che vi dico? Che io cuocerei anche questo, se ce la faccio. Vediamo un po' se ce la facciamo, dovremmo farcela. Ok, torba, no, torba 1, 2, 3, 4. Guardate qua. C'è un'urna. E voilà. E facciamo la nostra bellissima. No! Pensavo che ci bastasse. C'è finita la torba? Quasi. Cos'è la torba? Vediamo. Uno, due e tre. Oh là là. Accipicciamo, anzi appicciamo prima quello. E questo. Ok, ci siamo. Siamo pronti e direi la torcia in mano non si spegne. Se la lasciamo a terra si spegnerà. Con questa bella pioggia e questo bel tempo e nottata, direi di staccare qualche gameplay, abbiamo pronto tutto nelle cotture a fosse, fra poco, domani o fra un paio, in teoria non mi ricordo quando ci stanno in gioco, tipo 24 ore, quindi ci starà una giornata intera, cuocerà tutto, abbiamo tutto l'arsenale per fare per passare all'età del rame. Come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un like e un commento e se vi va iscrivetevi al canale per supportare questo canale, ci vediamo alla prossima, bye bye!